Poracci, era impossibile non riconoscere uno dei momenti più assurdi di uno dei giochi più importanti di sempre. Quindi premio chi per primo ha scritto il titolo completo. Bravo Alessandro. E tra le risposte sbagliate sono molto indeciso, ma alla fine vince Mandarino, perché dai, diciamocelo, Raiden è proprio il prototipo del poraccio al 100%. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli senza il triangolino colorato. La puntata di oggi sarà ricchissima, ma così tanto che vi potrebbe bastare per l'intera settimana. Quindi non c'è tempo da perdere, bando alle ciance, ma prima di iniziare vi invito a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con una conferma molto importante di una notizia di cui avevamo discusso la settimana scorsa. Microsoft ha confermato l'esistenza di un nuovo tier di abbonamento per il Game Pass. Il piano di abbonamento Friends and Family è per ora disponibile solo in Irlanda e Colombia e in attesa che venga portato anche al di fuori di queste due nazioni possiamo già individuare i vantaggi principali. Il piano permette a 5 utenti di condividere le spese di abbonamento. L'unico limite è che gli abbonati risiedano nella stessa nazione. A parte questo, il Friends and Family garantisce tutti i benefit del tier Ultimate e permette a tutti e 5 gli abbonati di giocare contemporaneamente, ognuno sul proprio device e anche all'interno della stessa partita. Il costo in Irlanda è di 21,99€ al mese e, dividendo questa spesa, il vantaggio inizia ad essere molto interessante rispetto ai 12,99€ del prezzo base mensile del Pass Ultimate. Insomma, vi terrò aggiornati quando questa opzione poraccia arriverà anche in Italia. E visto che in questa puntata parleremo di molti leak, va citata brevemente anche la possibilità che It Takes Two arrivi finalmente su Nintendo Switch, una console perfetta per ospitare un gioco pensato per il multiplayer in split screen. A lanciare il sasso è stato il leaker The Snitch, che quando parla, anche se in modo molto criptico, non lo fa mai a caso. Le emoji che ha twittato rimandano chiaramente al titolo uscito l'anno scorso e speriamo di vedere arrivare questa perla anche su console ibrida. E poi diciamocelo, sarebbe un annuncio perfetto da inserire all'interno di un Direct. No? Ma non solo Nintendo Direct. Ci avviciniamo rapidamente al Tokyo Game Show e c'è un gran vociare intorno a quelle che potrebbero essere le sorprese della fiera. E Konami è al centro di molti di questi rumor. Dopo le indiscrezioni su Metal Gear, questa volta è il turno della mitica serie di JRPG Suikoden. Non solo Konami ha rinnovato il marchio registrato proprio in questi mesi, ma a quanto pare durante il TGS il reveal di un titolo di una serie amata in tutto il mondo sarà presentato da Yuji Kaji, doppiatore legato alla serie di Suikoden sin dal suo secondo capitolo. Che il brand stia per ritornare in grande stile? Magari con una remaster? E tra un leak e l'altro, i pirati furbacchioni sono già riusciti a mettere le mani su Splatoon 3. E questo lo sapete cosa significa? Beh, che su YouTube è possibile trovare lunghe sessioni di gameplay dell'atteso terzo capitolo della serie, in uscita questo venerdì. Non credo che molti abbiano paura per gli spoiler riguardanti Splatoon 3, però non si sa mai. Fate attenzione perché ovviamente oggetto di questi video è principalmente la campagna single player del titolo. Un altro titolo attesissimo è God of War Ragnarok e ormai passata l'uscita del remake di The Last of Us parte 1, Sony comincia a spostare nuovamente l'attenzione sul ritorno di Kratos. Ad essersi accaparrata l'esclusiva è Game Informer, che sul suo canale sta pubblicando tanti contenuti inediti riguardanti Ragnarok, tra i quali spicca l'ultimo dedicato al combattimento. Ma voi da che parte vi schierate? Siete in hype per Ragnarok oppure lo trovate troppo simile al primo God of War? E mentre aspettiamo notizie su Metroid Prime 4 e la remaster di Metroid Prime, recuperatevi assolutamente questo video inchiesta ad opera di Did You Know Gaming, che finalmente riesce a fare chiarezza su un progetto cancellato dello studio texano di cui ormai si parla da diversi anni. Tramite interviste al team di sviluppo dell'epoca, non solo abbiamo finalmente un quadro più chiaro sullo spin-off di Zelda dal nome in codice Project X,
ma inoltre è saltata fuori una rivelazione pazzesca. Retro Studios aveva in cantiere anche un secondo titolo a tema Zelda, nominato Heroes of Hyrule, che sarebbe dovuto essere una sorta di Final Fantasy Tactics con protagonisti un Goron, uno Zoro e un Rito in viaggio per salvare Link. Ci sono dei concept art estremamente interessanti e mi raccomando, anche se solo in inglese, attivate i sottotitoli e non lasciatevi sfuggire questo lavoro eccelso svolto dalla redazione di Digiuno Gaming. Ora però abbiamo due importanti novità riguardanti Mario. La prima riguardante un atteso videogioco, la seconda invece il film. Stiamo infatti per scoprire tanto di nuovo a proposito di Sparks of Hope, il seguito del primo Mario Rabbids. Dopo il focus dettagliato ricevuto qualche mese fa, Ubisoft è pronta a svelare nuovi dettagli su questa attesissima produzione che in realtà è proprio dietro l'angolo. Uscirà infatti il prossimo 20 ottobre. L'appuntamento è fissato per il 10 settembre, giorno in cui si svolgerà l'Ubisoft Forward. La pagina dell'evento si è infatti aggiornata per ribadire che i protagonisti del Forward saranno tre: Assassin's Creed, di cui vedremo Mirage e probabilmente anche Infinity, il disastroso Skull and Bones e anche Sparks of Hope. Insomma, questo Forward sembra essere un appuntamento imperdibile, che noi ovviamente seguiremo in live. Ma ci sono novità riguardanti anche il film di Super Mario. In realtà si tratta di una sciocchezza, ma gli utenti sembrano aver dato molta importanza a questa scoperta. Infatti sul sito francese di Illumination Studios è presente la lista completa di tutti i lavori della casa di produzione, tra cui figura anche il nome del film di Super Mario, che udite udite si chiamerà Super Mario Bros. Oh, viva l'originalità! Chi lo avrebbe mai pensato un titolo del genere? Tra l'altro, questo crea anche un po' un conflitto interno, perché un film con questo nome ce lo abbiamo già avuto. Magari molti di voi saranno troppo piccoli per ricordarsi il primo glorioso Super Mario Bros. Però ecco, diciamo che sarà meglio sperare che le due pellicole abbiano in comune solo il titolo. Voi che aspettative avete per il film di Super Mario? Vi sareste immaginati un titolo un po' più originale? Messe da parte tutte le polemiche riguardanti il remake di The Last of Us parte 1, sul prezzo, sulla qualità del rifacimento e via dicendo, in realtà dobbiamo tornare a parlare brevemente dell'ultima fatica di Naughty Dog, perché intorno alla produzione si è consumata l'ennesima tragedia, soprattutto per i collezionisti. Vi ricorderete che solo per il mercato americano era stata annunciata una limited edition a circa $100 che, nonostante il contenuto esiguo, era andata a ruba immediatamente, complice anche la disponibilità limitata e l'esclusività del PlayStation Store. Bene, le Firefly Edition sono arrivate ai fortunati che sono riusciti ad essere abbastanza veloci col pre-order. Peccato che i pacchi siano stati fatti con zero cura, non imbottendo a dovere le varie confezioni e complice la cover esterna di cartone, beh, questi oggetti da collezione sono arrivati a molti in condizioni pessime. Proprio disastrati. Ma la cosa ancora peggiore è che una volta contattato il servizio clienti, Sony si è dichiarata non in grado di fornire dei cambi merce perché tutte le copie sono state già vendute. Pure gli scalper, poverini, stanno vendendo a prezzi esorbitanti delle copie devastate. E io sono proprio curioso di sapere chi è disposto a spendere cifre del genere per dei box rovinati. E se qualcuno di voi aveva intenzione di importare questa Firefly Edition dall'America, beh, state molto attenti perché probabilmente non ne vale la pena. E chiudiamo con quella che molto probabilmente è una delle notizie più importanti degli ultimi mesi, perché dopo incessanti rumor, leak e indiscrezioni, la situazione si è finalmente sbloccata e a quanto pare il remake di Silent Hill 2 esiste. Sono infatti iniziate a circolare numerose immagini a bassa qualità che sembrano ritrarre il rifacimento dello storico capolavoro survival horror. A confermarne la veridicità è l'insider Dusk Golem, che specifica come il titolo sia sì sviluppato da Bloober Team, gli autori del mediocre The Medium, ma che in realtà questo leak riguardi un prototipo presentato a Konami per avere il via libera allo sviluppo del progetto. Quello che adesso è in lavorazione è un prodotto radicalmente diverso da questo concept iniziale, il che, diciamocelo, è anche un bene. Lo stile grafico non sembra catturare affatto l'atmosfera del secondo Silent Hill, e poi personalmente non è che io abbia tutta questa fiducia nelle capacità di Bloober Team di gestire un progetto così importante.
Però insomma, occhi puntati sul Tokyo Game Show, perché veramente Konami potrebbe tirare fuori l'impensabile da questo evento e Silent Hill sembra finalmente essere pronto ad una rinascita, con tanti progetti tutti affidati a studi esterni. Voi che idea vi siete fatti di questi primi screenshot? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con un nuovo video, voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Silent, Michele Bros, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tardi.